Il lancio di un nuovo missile balistico da parte della Corea del Nord nella zona economica esclusiva del Giappone ha provocato la reazione non solo del primo ministro giapponese Abe, ma anche del presidente sudcoreano. Da parte di entrambi è arrivata la condanna del gesto e insieme l'invito ad abbandonare la strada della provocazione militare in favore del dialogo con gli altri paesi della comunità internazionale. Il lancio è avvenuto alle 23:41 ora locale di venerdì. Il vettore ha volato per 998 km ad un'altezza di 3.724 km. Fino a che la Corea del Nord continuerà con queste provocazioni, Stati Uniti, Corea del Sud, Cina e Russia e tutta la comunità internazionale continueranno a cooperare da vicino per aumentare la pressione su Pyongyang. Tokyo e Seoul hanno convocato una riunione d'urgenza del Consiglio sulla sicurezza nazionale. La Corea del Sud si è detta inoltre pronta a prendere provvedimenti autonomi per scoraggiare gli esperimenti nucleari di Pyongyang. Ancora una volta chiediamo alla Corea del Nord di svegliarsi dalla vana illusione di sviluppare un programma nucleare e dei missili, scegliendo piuttosto la strada del dialogo. Si tratta del secondo lancio di un vettore balistico intercontinentale a poca distanza del primo avvenuto il 4 luglio, soddisfatto per il risultato il leader nordcoreano Kim Jong-un.